Ciao ciao, dunque, sono rimasta un attimino sconvolta da quello che mi è successo perché il dentista mi ha tagliata, ricucita, ha fatto proprio il punto croce con la mia bocca, ho sia la gengiva interna che il labbro interno tutto tagliuzzato, ricucito e sono passata da una situazione normale ad avere la febbre anche. Quindi adesso non è che anche ho dormito benissimo, infatti ho questo sguardo molto sexy. Ma nonostante tutto questo sono ripartita dalle mie ceneri, quindi po non posso che migliorare, credo, a questo punto. Comunque, volevo dire che sono sopravvissuta al dentista, non benissimo, ma sono sopravvissuta. E ripartirò, non vi preoccupare, ripartirò allegramente. E dunque, dal 24 di aprile finalmente la mia vita riparte, potrò seguire almeno dei corsi, così almeno non mi rompo i coglioni. Perché se c'è una cosa che odio, veramente è la noia. Non so bene cosa farò ancora. Perché sto spedendo curriculum ovunque, ma diciamo che sono un po' timidi e non rispondono. Quindi vorrei dire di dare a questa fanciulla una possibilità, perché c'ho la faccia come il culo, e quindi date una possibilità alla Ale. E inoltre volevo dire che ho fatto dei sogni assolutamente strani, tipo che davo un gancio sinistro, ma proprio forte, più forte che potevo, a una che mi ha reso la vita impossibile e dietro di lei c'era il muro, quindi penso che si sia anche preso una discreta culata contro il muro, e solo che lei era una donna praticamente anche senza culo, quindi non lo so, dovevo fare quasi il buco nel muro per la rabbia che avevo e mi ricordo che ho dato questo gancio sinistro nei miei sogni proprio fortissimo. E se c'è qualche psicologo mi potrà dire qual è l'interpretazione di questo sogno, perché cioè, mi piace poterlo fare nei sogni perché non mi possono arrestare, a meno che io sia così furba da inventarmi la polizia nei sogni, ma no, in genere no. In genere nei miei sogni picchio la gente e vaffanculo proprio. Ho il medio sempre molto ben alzato. E no, sono in questa tenuta antibigotta perché è di rigore, no? Io devo fare la tenuta antibigotta, quindi sì, sono in reggiseno. E lo so che la richiesta era di fare con la maglia senza reggiseno, ma ho 37 anni e mi arrivano all'ombelico, cioè ne ho anche poche, ma riescono a cadere molto bene. Sono molto recettive e sensibili alla forza di gravità, quindi non lo posso fare. Oppure, cioè, non lo so, potrei essere bannata da YouTube, ma tanto oramai con la sfiga che ho mi ci manca solo questo. E no, comunque la confusione è molta e io il mestro, volevo farlo sapere a un mio etere, io il mestro una volta al mese e comunque in questo periodo io il mestro sempre ed è assolutamente mio diritto dire tutto quel che cazzo voglio e se non ti interessa vai ad un altro canale, non cercarmi di chiudermi la bocca perché mi stai sul cazzo. Se c'è una cosa che odio è la gente che mi dice no, ma devi essere più suoretta. La cosa provoca una reazione pari a un'esplosione vulcanica, cioè io farò ancora di peggio, di peggio, di peggio, di peggio e chiederò anche consigli per fare di peggio se la mia fantasia non arriva così lontano, ma in genere sono dotata di una buona fantasia, attenzione. E quindi no, non ho fatto casino negli ultimi giorni soltanto perché ero malata. No, non pensiate che, cioè non ho fatto casino con la bocca, ma ho fatto casino con magari coi fatti, cioè ho anche scritto su Steemit, quindi seguitemi anche su Steemit, per favore, che è tanto bello. E niente, vi volevo ringraziare tutti e vi mando un bacio.